L'operazione eseguita ora è scatolare il profilo metallico all'interno di quello già messo sulla parete, in modo da rinforzare la parete stessa. Il profilo deve essere tagliato più corto, va infatti tolta l'altezza delle ali dei profili guida, sono 4 cm per ala, quindi 8 cm più corto. I profili quindi sono fatti in modo particolare, hanno un'ala più corta dell'altra, in modo che si possa girare rispetto a quello già posizionato e bloccare l'uno dentro l'altro. Adesso si procede con l'installazione di un kit per sanitari sospesi. In particolar modo questo è il kit per il bidet sospeso, che viene installato all'interno dei profili precedentemente posizionati, centrandolo. A questo punto, con le squadrette, verrà bloccato ai profili con delle viti finta rondella, punta chiodo. Viene regolato l'allineamento del supporto attraverso la livella, agendo sui dadi di regolazione, quindi vengono bloccati. Vengono poi avvitate le barre filettate in dotazione nel kit e bloccate con il dado. Il kit di supporto per i sanitari è dotato di un foro sulla base, dove dovranno essere posizionati dei tasselli idonei al tipo di supporto che si trova, in modo da bloccarlo. Ora viene indicata la quota di altezza per il supporto di un lavabo sospeso, verificando con la bolla l'altezza dei due profili a C scatolati. Il supporto viene bloccato ai profili metallici sempre con delle viti finta rondella, quindi in pratica vengono fermate le squadrette che fanno parte del kit. Si mette in bolla quindi il supporto e si serrano i dadi di regolazione. Vengono quindi avvitate le barre filettate, bloccate con i relativi dadi, sulle quali verrà collocato il lavabo. Viene adesso posizionata la botola di ispezione. Prima di tutto viene tracciato l'asse sul quale verrà posta la botola. La scatola della botola funge da dima. Questa viene posizionata sulla parete e, aiutandosi con una livella, viene messa in bolla. Vengono segnati gli angoli, nonché la posizione delle viti. Ora verranno tracciate sulla lastra le linee dove poi verrà eseguito il foro, seguendo i segni precedentemente fatti. A questo punto facciamo il foro iniziale per poter inserire poi il segaccio. Ora, con il cutter, viene inciso l'ultimo lato del cartone.
viene fatto uno smusso di 45 gradi circa nei lati appena tagliati e che servirà successivamente quando verrà inserito lo stucco. Adesso si inserisce la cornice della botola e si blocca provvisoriamente con delle morse. Poi si avviterà seguendo i segni tracciati precedentemente, utilizzando viti punta Tex. Si posiziona il coperchio in modo da verificare che tutto sia correttamente installato. Tolto nuovamente il coperchio, si passa alla fase di stuccatura, con stucco Uniflot o Fugenfeller, pulendo preventivamente i bordi con un pennello umido.